Il governo della sinistra ci sta portando verso il declino. Senza crescita economica non si creano posti di lavoro e non si crea nuova ricchezza che consenta allo Stato di aiutare chi ha veramente bisogno. Così troppe persone anziane sono oggi costrette a tirare avanti con una pensione minima del tutto insufficiente. Ma un paese che abbandona gli anziani al loro destino e non garantisce una pensione adeguata e commisurata ai sacrifici di un'intera vita di lavoro non è un paese civile. La terza età non deve più essere l'età dell'incertezza e deve invece diventare l'età della serenità e del benessere. Nel Parlamento europeo ci batteremo anche per questo, per obbligare l'Italia ad una riforma della previdenza che elimini i privilegi ingiusti e sia invece più giusta e più generosa nei confronti di chi ha veramente bisogno.